Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador. Ci siamo lasciati dopo quella triste fregatura con il combattimento con i soldati di Hispaniola di Santo Domingo, ma ci hanno dato un po' di preziosi, quindi direi che potremmo andare a spenderli per recuperare almeno un pochettino di equipaggiamento che abbiamo perso. Abbiamo persi 3, prendiamone 6. 1254 tesori, ci sta, dai. Facciamo così, boh, e concludiamo. Così abbiamo un pochettino di equipaggiamento in più. E lo assegnerei già, mettiamo. Lo spammiamo tutto a Pintado e poi vediamo un po' come gestircelo, ecco. Allora. Qua c'è un uomo. Voglio parlare con quest'uomo, però mi fa parlare con quest'uomo. Un ragazzo di poco più di 10 anni ti ferma lungo la strada. Capitan, capitan! Che cosa c'è? È vero che avete sconfitto Esteban Gallego? Sì, è vero. I suoi occhi brillano di incontenibile eccitazione. Ho sentito che una volta per colazione si mangiò un cavallo intero. Ridi. Ridi di cuore, ma il ragazzino continua imperterrito. È vero che un buon fendente della sua spada può tagliare un bue dalla testa all'inguine? Ridi. Ridi così forte da non riuscire più a respirare. Il mio papà mi ha detto che Esteban è 4 volte più grande di un uomo normale e che è costretto a vivere in una caverna perché in una casa non ci entrerebbe. Penso che le voci che hai sentito siano un po' esagerate, figliolo. Ma è sempre forte, vero? Era terrificante da affrontare? Molto forte, te lo garantisco, ma io non mi spavento facilmente. Quando sarò grande voglio essere come voi, combattere contro Esteban e portare la sua testa in città e sarò il più ammirato del mondo. Lo sarai senz'altro, ragazzo. Ora vai. Il ragazzo sorride, si volta sul posto e si allontana dalla strada, sparendo tra le case. Lol. Che ragazzo simpatico. No, ma oltre a questo, noi cosa stessimo facendo adesso? Dobbiamo andare su in cima. Abbiamo preso un po' di esperienza. Sì, 190, ma tanto non ci serve a nulla perché abbiamo solo della gente più elevata, vorrei agguantarla. Allora, sì, questo. Poi il crepuscolo ci pensiamo poi dopo magari. Non posso accamparmi qua. Là riusciamo ad accampare. Ok, campiamoci qua, quindi. Allora, metterei. Allora, lui ha un lieve trauma balistico, ce ne occupiamo e la mettiamo Alvarado invece. Lui cosa sta facendo? La sta sviluppando. Ci siamo quasi, tra l'altro. Abbiamo poca caccia. Abbiamo dell'equipaggiamento rotto da riparare, però magari non oggi. Prima facciamo guarire la gente. Consumiamo un po' di provviste, ma. Allora. Abbiamo trovato solo 3 unità di carne, ma gli altri 2 si sono rimessi completamente. Abbiamo perso 6 unità di medicina, che non è poi così malaccio. Andiamo su verso Santiago. E vediamo dove riusciamo ad accamparci. 10, direi che riusciamo ad arrivare anche fin qua. Andiamo fin là. E dovremmo esserci quasi, Santiago. Ancora non si vede, ma forse un altro giorno di cammino e ci arriviamo. Allora. Qua abbiamo pochissima carne. Allora, tu metti una razione e tu 2 di carne. Così non sprechiamo nulla. A Quintero farei riparare allora l'equipaggiamento rotto, già che ci siamo. E caccia e caccia farei. Che mi sa che ci sta. Allora, sviluppo come siamo messi, ci siamo quasi. E sono tutti a posto? Sì. Allora, Quintero ha ottenuto del morale e abbiamo trovato solo 5 di carne. Però abbiamo ottenuto 2 unità di equipaggiamento che andiamo ad assegnare perché ho paura che me lo rubino se non è assegnato. Ma forse me lo rubano anche se è assegnato, non lo so. Adesso cos'è che mi dice? Mi dice che abbiamo dell'attrezzatura? No, mi dice che non ce
Ah, abbiamo dei triboli, possiamo metterli equipaggiati, tanto non è che ci rubano spazio, non abbiamo altre cose da costruire per ora, quindi... Allora. Dovremmo esserci quasi, eh? Sì, ma non ancora. Allora, prendiamo queste erbe e poi ci accampiamo magari un attimo dopo. Quante erbe? Andiamo a prendere quelle e ci accampiamo dove ci sono le erbe, va? Arriviamo appena alle porte di Santiago. Allora, vediamo un po'. Distruggi necropoli. Si sa che gli indigeni seppelliscono i propri morti vicino a sé. Manda un membro della spedizione a cercare nelle tombe degli oggetti preziosi. Un'altra abilità di pattuglia è la tua equipaggiamento. E tra la tua abilità di esplorazione crescendo l'eventuale bottino del saccheggio dei tumuli. Ah, è un lavoro sporco, potrebbe... No, 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 non lo faccio sta roba. Non è che abbiamo bisogno così tanto di provviste o di preziosi. Allora, qua sono tutti a cacciare. Lui sviluppa, loro guardano. Sviluppo, ci siamo... Quanto ci va ancora di sviluppo qua? Boh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni forse. E poi qua ce ne vorranno ancora altri 20. Però bisogna 10 in tutto fare. Lui non ne ha 10 in tutto fare. Ne ha solo 9 per ora. Allora, costruzione cosa abbiamo? Solo barricata, triboli e toro, ciò che non mi interessa. Quanto abbiamo qua di carne? Allora, mettiamo qua due di carne. Però vediamo, c'era qualcuno che era salito di morale. No, Zarag è già a posto. Quintero, ok. Vai con una carne sola e Zarag gli diamo l'altra carne, quindi. E lui è già a 8. Ok. L'altro che era salito prima di livello, che mi ero dimenticato di controllare, era Velasquez, quindi... Era già, cioè era ancora da sistemare. E ci accampiamo. Allora, resistono. Abbiamo trovato 11 di carne. E Velasquez ha ottenuto morale, splendido. Allora, andrei a prendere queste erbe che non si sa mai. Tanto ce l'abbiamo in mezzo ai piedi, quindi. Ok, là ci sono delle casse, ma non mi interessa. Farei andare a parlare qua per quanto riguarda il discorso dei tizi. Allora, chiedi del capitano Leandra Viscaino, un soldato fuori servizio, ed ella ti indica una piccola casa vicino al centro della città. Bussando alla porta, dall'interno della casa ottieni subito una risposta. Qualcosa cade rompendosi sul pavimento, un'imprecazione indistinta, quindi passi calmi ma pesanti di Leandra che viene alla porta. Leandra è una donna alta e slanciata, dai lunghi capelli neri legati strettamente in una coda di cavallo dietro al volto magro. Ti rivolge uno sguardo interrogativo, ardente di intelligenza. Sì? Leandra Viscaino? Mi è stato chiesto di aiutarvi a risolvere il vostro problema con i ribelli. Il soldato ti scruta per qualche istante. Sì, è il nostro problema con i ribelli. Devo dire che Santiago sembra ben protetta. Alza le spalle con noncuranza. Facciamo il possibile, ma abbiamo pochi uomini e questi ribelli sono spietati. Non si fermeranno finché l'ultimo di noi non sarà stato ucciso. Faremo in modo che questo non accada. Se solo potessi sentirmi anch'io altrettanto sicura. In realtà temo che sottovalutiate questi ribelli. Leandra abbassa la testa per oltrepassare la porta ed esce in strada, facendoti cenno di andare con lei. Venite, mostratemi il vostro esercito. Permettetemi di esaminare le vostre truppe per capire se siete davvero così preparati come sembrate credere. Porta Leandra dai tuoi uomini. Torna indietro con Leandra verso la periferia della città, dove hai lasciato i carri con i rifornimenti. I tuoi servitori, la maggior parte dei tuoi uomini. No, i tuoi servitori, la maggior parte dei tuoi uomini. Non appena ti vedono arrivare, i tuoi uomini si mettono sull'attenti. Davvero notevole, buona disciplina. Non siete certo equipaggiati nel migliore dei modi, ma potrebbe andarvi molto peggio qui. Quasi tutti mercenari, presumo. Sono tutti miei compagni d'armi, mi fido di loro ciecamente.
un unico, severo cenno del capo. So di un accampamento sulle montagne della penisola di Samanà, dall'altra parte della baia. Non sono in grado di dirvi la posizione esatta, ma di notte abbiamo visto i loro fuochi. È un terreno impervio e non vi sono villaggi di nativi, devono essere loro. Indagherò con i miei uomini. Buona fortuna. Leandra si volta con la precisione di un soldato e la grazia di una danzatrice e torna indietro verso la piazza principale della città. È intrigante sta donna. Allora, vediamo cosa ci ha segnato. Ok, la penisola di Samanà è quella che pensavo, dove eravamo andati la scorsa volta a cercare i Cairn. Cioè la scorsa, un paio di volte fa. Allora, detto questo, vediamo qua il mercato che cosa ci offre, se c'è qualcosa di interessante. Hanno scarse cose di provviste, hanno scarso di medicinali e hanno normale di equipaggiamento. Ma un po' di attrezzatura effettivamente la prenderei. Abbiamo un po' di tesori, quindi farei che però. No, aspetta, prendiamo fin tanto che è offerta normale. Uno solo. E allora no, facciamo di no. Termine evento. Allora, là c'è un maialino che potremmo andare a prendere molto volentieri. Passare magari dalla costa, visto che è molto più conveniente per quanto riguarda il cibo. Facciamo così allora. Andiamo a prendere sto povero maialino e. Ma Cribbio, stupido Pecari! Vuoi morire o no? Muori per la salvezza della mia spedizione. Allora, andiamo fin qua, poi ci accampiamo, direi. Direi proprio di sì. Papparappa. Allora, razioni. Ben 22 di carne, questa è un'ottima cosa. Velasquez non ne ha più bisogno di morale perché è già a posto, è irremovibile. Qua però gli altri facciamo che switchare da 2 di razioni a 2 di carne. Avanza comunque della carne, avanzano 4 di carne che possiamo utilizzare con Velasquez che la mette a conservare. Allora, la guardia è un pochettino più difficile. Ah, perché è sentiero, è conservato, è darato sentiero qua. Poi una brutta fregatura. Mi sa che ci conviene che Trevino switchi a guardia e anche Quintero a sto punto. Perché è davvero molto più urgente la guardia rispetto a alla caccia. Quindi farei così e la carne viene conservata, sì, tutte e quattro. Ok, allora ho ottenuto 4 azioni, le difese hanno raggiunto, cioè sono mantenute. Ho ottenuto 8 unità di carne dalla caccia, che non è un granché, ma è sempre meglio di niente. Ah, non avevo visto che consideravo questo sentiero qui. Brutta storia, speravo che fosse costa, invece no. Qui siamo stati un po' fregati dal discorso. Allora, andiamo però in questa direzione a vedere un po' com'è la situazione. Ah, dobbiamo già accamparci di nuovo. Però, sto giro, Velasquez lo mettiamo a cacciare. Quintero lo mettiamo a cacciare e chi c'era di altro a caccia? Trevino. Che ha solo 2, ma è meglio di niente. Lo sviluppo come va? Siamo circa a metà. C'è qualcuno che ha guadagnato morale? No, mi pare di no. 8, 8, 7, 7, 8. 77, accampiamoci. Ceveria ha ottenuto morale, splendido. Non accade nulla di male nel campamento. Torno di buon umore con 11 di carne. Non è tantissimo, ma è sempre meglio di niente. Allora, vediamo qua, dovremmo esserci quasi, tra l'altro, nella zona che ci dà da esplorare. Mi accamperei solo un attimo per essere sicuro di
No, per essere sicuro di che cosa? Un Kaiser. Far salire magari un pochettino il morale se riusciamo a qualcuno per un'altra notte. Allora, Eceveria mettiamo una sola di carne, visto che è salito di morale. Chi è che può prendere della carne? Lei. Cioè lui e anche i Ruenes. Facciamo così e dovremmo esserci tutti. Ok, ho perso 8 unità di olio, che però non è grave, visto che ora non stiamo ancora utilizzando niente. Ho ottenuto 11 unità di carne. Non è splendido, ma è già qualcosa. Allora, qua è più nell'entroterra o cosa? Non so se è sulla costa o più in là. Provo a mantenermi sulla costa e vedere se per caso lo troviamo. No, mi sa che è dentro. Sì, è qua il punto della missione. Quindi direi che andiamo qua, ci accampiamo e poi il giorno dopo andiamo a vedere la situazione. Poi ci metteniamo di nuovo così, abbiamo sempre 11 di carne, quindi ci sta. Zarraga sta ancora sviluppando, gli mancano 3 notti. Allora, purtroppo abbiamo trovato solo 6 unità di carne, nessuno ha preso del morale, però... Dovremmo... Allora, salviamo per sicurezza, perché non si sa mai. Allora, qua... Scriviamo quest'altra qua. E vediamo che accade. Allora, penso di sa, ma no. Quando arrivi sul luogo che Leandra ti ha indicato, mandi i tuoi uomini in ricognizione, gruppi di tre, in cerca di tracce dei ribelli. Uno dopo l'altro, ogni gruppo ritorna senza aver nulla da segnalare. Fai un ultimo tentativo di perlustrazione, ma sai già che tornerai mani vuote. Questa terra è incontaminata, a lungo inviolata dall'uomo. Forse Leandra si sbagliava. Non mi piace tutto ciò. No, perché mi sa che Leandra è complice a questo punto. Ci ha allontanato e troviamo Santiago devastata. Mi sa, ho davvero un po' il timore che la situazione non sia quello che ci aspettavamo. Allora, tu mettiti una razione, tu mettiti due di carne. È proprio un po' una fregatura, allora. Se là non c'è nessuno da molto tempo, mi sa che... Oh, 17 unità di carne! Finalmente che troviamo un po' di carne, visto che stiamo consumando razioni come se non ci fosse un domani. Anche se avrei preferito magari un pochettino di più che... domani dovrebbe finire di sviluppare lui. Avrei preferito magari che se le fosse salito un po' il morale, ma allora mettiamo due di carne a chi ha bisogno di due di carne. E vediamo se avanza qualcosa. Dovrebbe avanzare qualcosa, suppongo, ma non è detto. Allora, 1-1-2. No, ok, non avanza un fico secco di nulla. Meglio così, però comunque perché abbiamo trovato solo 11. Sbloccato tenda a livello 2. Ottimo. Fin dove arriviamo, però, con di sto passo qua, no, non conviene mantenersi troppo sul sentiero perché... Oddio, imboscata dei ribelli. Imboscata dei ribelli. Fortuna che abbiamo salvato un attimo fa. Mentre ritorni verso lo stretto sentiero montano, delimitato su entrambi i lati da rocce ripide e scoscese, con tua grande sorpresa scopri che un gruppo di soldati dall'aria rude della compagnia di Leandra ti sbarra il passaggio, visto dalla compagnia di Leandra. Uno degli uomini sta qualche passo più avanti rispetto ai suoi compagni. È un uomo alto, dalla fronte ampia e dalla postura cadente. E a quanto pare sta aspettando che ti avvicini. Cavalca per arrivare a portata d'udito. Ordini ai tuoi uomini di mantenere la posizione. Cavalchi con prudenza verso i soldati. Quando arrivi abbastanza vicino da sentire quel che dicono, il loro capo si rivolge a te quasi gridando: Julius Mazzetes, in carne e ossa, l'impavido conquistador di Hispaniola. Avete molti meno uomini di quanto ci aveva detto Leandra. Permettetemi di presentarmi. Mi chiamo Blasco Buran. Cosa ci fate qui? Che intenzioni avete? Voi siete una minaccia. Devo riconoscere che siete il primo vero pericolo che dobbiamo affrontare da molto tempo a questa parte. Vogliamo stroncare tale minaccia sul nascere. Capisco. Voi siete i ribelli. Leandra è il vostro capo. E voi siete caduto nella trappola che vi ha teso, come un bel topolino. Juan Ortega grida alle tue spalle. Capitan Mazzetesto, dovremmo combattere questi cani infidi e sistemarli una volta per tutti. Isabella e Iruenes sollevano un'obiezione ad alta voce.
Sono in superiorità numerica, un attacco diretto è troppo pericoloso. Se non vogliamo sentire ragione, dobbiamo cercare di tenerli a distanza il tempo necessario per portare i carri dall'altra parte della montagna e fuggire. Questa è una fregatura perché perdo morale in qualsiasi delle due cose scelgo. Concentri di nuovo la tua attenzione sui ribelli. Mi spiace Isabella, ma io sarei più per la seconda opzione. Probabilmente vi aspettavate un topo. Invece avete preso un grosso, grasso ratto. E i ratti reagiscono, mio amico. Un'esplosione di risate e applausi arriva dai tuoi uomini. Sembra che anche alcuni ribelli gridano la tua battuta. Poi l'uomo stempiato dall'atteggiamento rude grida loro di attaccare. Ed essi si apprestano ad attraversare il valico per raggiungere la vostra posizione. Fermati, combatti. Mi sa che forse perderanno un po' di... attrezzatura. Va bene che Irwenis è molto potente, ma togliamo magari un pochettino di equipaggiamento a lei. Tipo così. Poi mettiamolo a pintado, ci sta. Sono saliti tutti di... Ah, perché ho sbloccato le tende, vero? Lui ha equipaggiamento. Prenderei Lopez. Oppure prendere un altro. Non so se prendere un altro esploratore. Cioè, se prendere Quintero. Quintero non è stato male lo scorso giro, eh? Perché è molto veloce. In più ha delle buone abilità. Proverei ad andare di Quintero. Però prendo anche Lopez e sostituisco piuttosto magari un un soldato. Lui ha 10 di morale, ma andiamo con lui magari. Ok, allora dovrebbe essere allora, due soldati, due cacciatori e un... Ah, però abbiamo bisogno di un altro soldato magari. A chi tolgo un po' di attrezzatura? Pintado ne è davvero forse un po' troppa, eh. Allora, togliamo un po' di equipaggiamento a Pintado. Tolgo un po' di danno e un po' di... Facciamo così. E chi è che abbiamo scelto di altro? Abbiamo scelto Echeverria. E gli mettiamo 3 qua. Aspetta, lui l'abbiamo messo giusto? Sì. 3 di falcione e 3 di difesa. 4, andiamo solo alla barda allora. Chiudi. Adesso avremo qualcosa, una situazione un pochettino più bilanciata forse. Sì, forse potremmo togliere 2 Irwenes e darglieli... No, 3 Irwenes e darglieli a Ruiz. Sì, meglio così. Allora, 3 Irwenes... No, facciamo così, 2 e 1. E darli a Ruiz. Gli diamo 3 di difesa, ok. E andiamo così. Speriamo che possa andare bene. Ovviamente i timorosi hanno perso morale. Allora... Abbiamo le trappole dei triboli e le barricate. Sono davvero tanti, loro. 2, 4, 6, 8. E non siamo in una splendida situazione. Dovrei cercare di utilizzare al meglio le barricate. E i triboli. I triboli posso piazzarli solo in questa zona, però. Allora... Cercherei di difendere un lato, quello magari più gestibile.
Cacciatore, dottore, esploratore, ma sono tutti reclute comunque. Recluta, cacciatore, uomo d'arme e veterano. Allora, qua sotto c'è la gente un pochettino più pericolosa. Metterei due barricate qua. I triboli sono così tanti. È splendido allora, perché posso piazzarne due e rendere sicura quella zona. Ok, e metterei. Allora, questo non so se può sparare di là, ma credo di no, che abbia la copertura totale. Allora, metterei i cacciatori qua davanti, in modo che possano sparare meglio. I soldati appena dietro e lui lo metterei di lato. Allora, è il mio turno. Quelli quanto movimento hanno non lo so. Farei che tenere però i cacciatori qua. Con la gente dietro a breve distanza. Allora, dietro ho piazzato le barricate, quindi dovrei essere tranquillo per un po' di tempo. Da un eventuale accerchiamento. Quindi restiamo qua in posizione difensiva, magari. Avanza il dottore, splendido. Ok, fanno il giro da sopra tutti. Almeno per ora. Mi sa che stanno avanzando tutti da sopra. No? Ok, qualcuno va da sotto. Ma da sotto sono più tutelato, quindi meglio così. Allora, non so a sto punto se cercare di tirare giù il dottore o che cosa. Si suddividono in modo abbastanza equo. No, sono più verso l'alto, anche perché io mi sono schierato nettamente sopra, quindi. Allora, direi che possiamo sparare al dottore. Se andassi con questo che non ha la penalità sulla distanza, che cosa ha? Vabbè, no, non vale la pena. Però no, perché no alla fin fine? Ha una maggiore precisione. Andiamo, dai. Ottimo. Allora, andiamo anche con questo. No! Questa non ci voleva proprio. Allora. Ok, direi quindi che faccio così in modo da avere. Perché non può muoversi lui? Ah, perché ho usato l'abilità, porca miseria, un po' una fregatura, allora dovrò avanzare in questo modo, mi sa. Vai Isabella, tu vai qua. E tu vai qua. Dovremmo avere comunque una discreta possibilità. Ok, il dottore ha mancato, ovviamente. Quello arriva sui triboli. Ahi, il cacciatore mi farà un male cane. Ok, si è bloccato prima. Isabella è un po' fregata in questa situazione, perché se mi danno tutti contro in questo modo. Ok. Farei così, ora proverei a tirare giù il dottore se possibile. Ma dai, perché continua a mancarlo? Mi sa che mi conviene andare di fretta, visto che qua abbiamo i cacciatori. Se sto fermo, sono fregato. Quindi andiamo così. Allora, tu puoi spostarti. Spostati qua.
No, quello è il cacciatore. Così l'esploratore dovrebbe essere, avere abbastanza possibilità di muoversi sulla recluta cacciatore. Ok, farà un buon danno. Mo, lei è un po' fregata. Però potrei muoverla fin qua, switchare a... quella è una copertura totale, però andrei su... Allora, questa difesa, questa difesa e questo no. Però è una copertura parziale. Se andassi qua ho una linea... Ok, solo 39% ma non ha... particolare difese. Niente, vabbè, è fallito ma... mi sa che ci sta. Vado qua, allora a sto punto e provo un attacco a distanza anche con lui. Qua è una copertura totale, andrei quindi contro questo. Tanto ho pochissime possibilità. Ottimo. Allora, direi che avanzo di nuovo con questi per quanto possibile, visto che due sono comunque andati dalla parte sbagliata. Isabella e Irene se la vedo molto male. Però, no, sono in tre dalla parte sbagliata. Ed è ottimo perché perderanno davvero molto tempo. Ha perso altro movimento. Ok. Quelli ancora per un turno dovrebbero restare bloccati. Ok, ci sta. Mo farei che andare così. Proverei a sparare al tizio. Perché se riesco a tirarlo giù potrei andare effettivamente avanti. Se vado qua non ho, ho copertura totale, no. Ok, buono. Quindi ora chi resta con l'azione? Allora lui ha azione, lei no, l'ha usata, lui l'ha usata. Allora andrei... così. E... aia! Porca miseria, fregato. Tento allora il... colpo col fucile su di lui. Ottimo! Torniamo all'alabarda e... Enrique è fregato, però allora Isabella dovrebbe forse sopravvivere, non lo so, sotto come siamo messi. Sono tutti e tre ancora un po' rallentati. Quello ha 52 di resistenza, quindi ancora per un giro dovremmo salvarci e poi dovrebbero metterci un turno più o meno per raggiungerci di qua. In un turno dovremmo... tirarli giù entrambi o comunque accelerare il nostro movimento. Se non avessimo avuto le barricate saremmo stati molto fregati effettivamente. Ah, questo attacca le barricate, ok. Aia. Aia. Allora, allora. Visto che lui muove di più, proverei prima a... oh, una copertura totale. Oh, proverei prima a tirarlo giù in questo modo. Allora, tu hai... ok, 85, proverei il doppio tiro. Ah. Niente. Sono rimasto fregato di brutto. Da qua ho una buona... sì, andiamo, è con uno solo però. Ehi, l'ho mancato di nuovo. Vaffanbrodo, questo è un po' grave come situazione. Allora, andrei con lui qua a cercare di tirarlo giù. Posso fare un finta su di lui? Sì. No, non me lo fa fare.
Perché non ha la casella dietro, forse per quello. Allora mi sa che ci conviene andare a tirarlo giù e bon. E perderemo un altro turno con sto fatto qua, però. Allora, mando Isabella qua. Potrei effettivamente rischiarla, però... ho bisogno di rushare un attimo, visto che il cacciatore è mancato entrambi. Gran fregatura adesso. Allora, questi per un giro ancora sono bloccati. Perché avanzerà solo questo, che ancora non può far danni, infatti. Ha fallito, era troppo lontano e non era un cacciatore per poter fare qualcosa di pericoloso. Allora, direi che cerchiamo di tirarlo magari giù con Isabella. Allora, aspetta, facciamo così. Facciamo che... posso fare... sì, la finta. Perché qua è in una brutta situazione, cioè è un po' circondato ma non troppo. Oh, andrei così. Ok. Metterei lui indietro. Lui indietro. E con lui dovrei riuscire a andare qua. Speriamo tirarlo giù. Ottimo. Andato, perché così almeno ho i due soldati con un discreto... con una discreta difesa che sono là. Questi sono protetti, Isabella è molto protetta. Ah no, questo lo sposto di qua. Isabella la lascerei là perché ho paura davvero che mi soccomba. Questo lo sposto qua e lui non può muoversi, quindi allora direi che... ah, sta arretrando? Scappano? O fanno il giro? Avanza lui da solo? Che fregatura è mai questa? Allora... questo ci arriva? No, non ci arriva. Potrebbe arrivarci lui se l'altro non fosse in mezzo ai piedi. O direi che facciamo così e proviamo un attacco a distanza. Mancato, ci avrei scommesso. Allora, questo ci arriva? Sì. Ha bloccato, però se non altro così dovremmo avere il tiro d'opportunità. Questo ha una copertura totale, però. Lo faccio andare là e provo a sparare. Dovrei avere ancora comunque copertura totale. Vaffanbrodo. E quindi niente, aspetto là. Faccio che avanzare... no. Faccio che avanzare con questo. L'altro è un po' ferito, quindi preferirei non metterlo troppo in pericolo. Isabella la mettiamo qua dietro perché ho paura che mi accerchino gli altri da sotto facendo il giro. No, sta tornando su, però essendo cacciatore questo potrebbe farmi parecchio danno. No, forse non sono cacciatori. Aia, 26 di danno, vuol dire che mi c'è quasi morto lui, eh. No, sono dei soldati. Quello dietro è un veterano, quello davanti è una recluta. Allora, sfrutterei di nuovo questa finta. Perché in questo modo dovrei poter... allora, spostati di uno giusto per far passare gli altri. Ok. Ma forse si sposta ancora di uno e... ok. Ha un movimento più ottimale. Vai così. Splendido. Non avrei potuto chiedere di meglio. Allora, questo rischia, l'altro rischia anche. Però dovrei avere un buon tiro adesso da qua sugli altri due. Andrei prima sul... quanto cambia di precisione? 4% mi sa che è abbastanza considerevole, quindi manteniamo così e... ok. Aia!
Ok, però ho deciso di non attaccare questo. Il che sarebbe molto positivo. Allora, non posso usare quell'abilità, purtroppo. Però posso tirar giù questo con stordisci. Cioè, non lo ammazzo, però posso focalizzarmi sull'altro. Niente. Allora andrei così. E forse avrei dovuto tentare il doppio. Allora, tentiamo il doppio. Se dovesse andare bene, uno è andato. Due è andato. Splendido. Non ho più azioni adesso, vero? No. L'unica cosa che potrei fare è far correre lei e provare a sparare, ma non so se ha una linea di fuoco. Ha una copertura parziale su lui e su lui anche, solo 7% di possibilità. Proviamo il 15 su di lui. Mancato, no, infatti. Ci avrei scommesso, però dovremmo riuscire a... Ah. Niente, Quintero è inabilitato. Allora, questo dovremmo riuscire a tirare... Lei non ci arriva, vero? Però aspetta, proviamo a fare un... Ottimo! Grande Isabela. Perché adesso ci tranquillizza la situazione. Ok. Ottimo. Tutti illesi, tra l'altro, perché quello è caduto nell'ultimo turno, quindi non gli è successo niente di grave. L'abbiamo rialzato in fretta. Splendido. Allora, entrando in combattimento, ma non è successo niente di grave. Anche se i tuoi sono in inferiorità numerica, mantieni la tua posizione fino a quando anche l'ultimo degli aggressori non viene eliminato. Esaminando i corpi, i tuoi recuperano alcuni oggetti utili, razioni per un giorno e una discreta somma di oro. Ottimo, se non fosse stato per gli oggetti che avevamo, non ce l'avremmo mai fatta, non avremmo mai potuto superare l'evento. Adesso dovremo tornare a Santiago de los Caballeros. Mi sa che... Conviene però prima accamparsi, prima di far sviluppare degli altri eventi. Lui ha finito di sviluppare, no? E non metterei delle altre tende. Più che altro, neanche carri rapidi. Gli farei costruire dei triboli o delle barricate. Barricate, sì. Direi delle barricate sono necessarie. C'è qualcun altro che ha un buon punteggio di tuttofare? Ma non mi conviene togliere troppa gente alla caccia, eh. Lui ha un buon punteggio di tuttofare. Potrebbe fare una barricata. Così recuperiamo le due che abbiamo speso. Caccia 87%. Comunque non abbiamo nessuno da curare. Grazie al fatto che avevamo quelle barricate. E mi sa che ci sta. Sì, facciamo così. I cacciatori tornano entusiasti della loro battuta e ti informano che non lontano dal campamento si trova uno stagno dove si abbeverano una mandria di animali. Ne hanno ucciso un buon numero e servono solo dei servitori che prendano le carcasse e le riportino all'accampamento per dividerle in razioni. Mandiamo i servi ad aiutare. Invito i servitori che presto rientrano con carne sufficiente a sfamare 10 uomini adulti per un giorno intero. Abbiamo perso 17 di legname e 5 di corda per aver costruito le barricate. Tra l'altro, quanto ne abbiamo ancora? Abbiamo un po' di legname e di corda? Non tantissimo, eh. Corda sì, ma legname non molto. Potremmo comprarne. Abbiamo trovato solo 5 di carne, ma 10 per quell'evento. Due barricate. Ok. Direi che possiamo a questo punto salvare e ci vediamo poi nel prossimo episodio. Allora, no, dovremmo salvare su questo. Sì. Ok, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qui sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste ancora fatto. Ciao a tutti e buona giornata!